Non serve essere degli appassionati di wrestling per conoscere il leggendario John Cena. A meno che tu non abbia vissuto sotto una roccia per gli scorsi 20 anni come Patrick Stella di SpongeBob, riconoscerai anche tu questa leggenda dello sport entertainment più famoso del mondo, ovvero la WWE. Bostoniano, Dr. Toganomics, il leader della Chain Gang, il 16 volte campione del mondo, John Cena. Anche se ora un part-timer, è sicuramente uno degli atleti più importanti nella storia di questa compagnia, ma di tutta la disciplina del panorama mondiale, e resterà scritto in parecchi libri di storia. Infatti, oltre a essere un'icona, è un uomo fidato di Vince McMahon, che gli ha sempre regalato tutto e di più, tra titoli, riconoscimenti e quant'altro. Forse anche un po' troppo, perché questo ha portato all'odio non solo del WWE Universe, ma anche di alcuni colleghi che non lo vedevano di buon occhio, anche se molti hanno cambiato idea e opinione, vista la grandezza che è riuscita a raggiungere questa stella assoluta delle tre corde. Idolo soprattutto dei bambini, che avevano la visione di un vero e proprio supereroe in carne ed ossa, è anche vero che nel corso degli anni si sono susseguite diverse voci di un Cena che dietro le quinte non era propriamente il paladino della giustizia, anzi, non esitava a fare la zitella affacciata sul balcone che spifferava tutti i segreti degli altri a Vince McMahon solo per metterli in cattiva luce o sbarazzarsi di loro. Questo ha portato ovviamente a degli screzi nel backstage. E ha portato anche alla creazione di questo video! E allora spolveratevi la spalla prima di mettere a segno la Five Knuckle Shuffle, che letteralmente vuol dire 5 nocche che si agitano, non lascia spazio all'immaginazione. Diventate in maniera fittizia invisibile perché, gli altri non possono vedervi, e allacciate le cinture perché... Fuoco e fiamme, amici, io sono il vostro Certified Y e questi sono 5 wrestler odiati da John Cena. Numero 5, Mr. Kennedy. Rispetto ad altre superstar presenti in questa classifica, Mr. Kennedy è forse quello che ha provato meno astio nei confronti di John Cena, anche se è stata una delle cause del suo licenziamento insieme a quel fatidico botch nel match contro Randy Orton, in cui indossavano tra l'altro canotte di squadra NBA, mi sembra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Vabbè, le bizzarre idee di Vince McMahon e del team creativo. Kennedy, che vinse addirittura la valigetta del Money in the Bank, ma che non riuscì ad incassare, venne licenziato nel 2009. E la causa del suo licenziamento fu una combutta misteriosa tra John Cena e Randy Orton, che lo ritenevano poco incline al business della WWE e anche pericoloso, ma giusto per quell'errore, sull'Apex Predator. Il boss si convinse delle parole di due dei suoi più importanti uomini ed effettivamente Ken Kennedy sparì dalle scene e non tornò mai più nella World Wrestling Entertainment. E proprio per le voci messe in giro dal 16 volte campione del mondo, Kennedy nei suoi promo, soprattutto nei live event, per andare contro questo suo comportamento scorretto nei suoi confronti e anche un po' contro la compagnia, iniziò ad incoraggiare il pubblico a fischiare John Cena sfruttando le sue abilità di talker al microfono e il suo carisma. Nonostante fosse un heel, infatti, i fan apprezzavano i suoi discorsi e andarono contro John Cena, iniziando a fare boo ogni volta che qualcuno lo nominasse, soprattutto Mr. Kennedy con un microfono in mano. Jim Ross parlò di questo accaduto e diciamo che non erano molto contenti nel backstage della WWE, perché non era solo una mossa da heel per far odiare un proprio avversario, ma era proprio una cosa subdola e codarda. Non era simpatica, non era divertente e non era essere cattivo, era semplicemente essere un infamello. Però sì, per ripicca, il due volte campione del mondo TNA decise di utilizzare il nome di Cena per guadagnare consensi facendolo odiare dal pubblico. Numero 4, Tyler Rex. Ok, molti di voi probabilmente si staranno chiedendo: ma chi diavolo è Tyler Rex? E anch'io l'avevo rimosso dall'anticamera del mio cervello prima di stilare questa classifica. Si parla dell'anno 2008 circa, ed è stato sotto contratto con la compagnia addirittura per 4 anni. E il motivo dell'odio di John Cena nei suoi confronti era la sua mossa finale, il Burning Hammer, il martello infuocato, bruciante, che sembrava simile all'Attitude Adjustment, per l'unica differenza che era inversa. E John Cena odiava questa cosa, non sopportava che qualcuno usasse una mossa simile alla sua. Perché non è andato a dirlo a Brock Lesnar? Non lo so. La prima volta che riprese Tyler Rex nel backstage, questo semi sconosciuto pensava fosse uno scherzo e ci rise su. E infatti, prima dello show del giorno dopo, mentre preparava il suo match contro Primo dei Colons, i due decisero di non cambiare la mossa finale perché non pensava fosse un discorso serio. Pensava solo che doveva eseguirla bene per non farla assomigliare troppo alle Few. Scusate, alla AA, mamma mia.
Stupido politically correct. Quindi i due andarono fuori, Tyler Rex fece la sua mossa finale, il pubblico apprezzò anche questo incontro e tornando nel backstage, mentre colleghi e dirigenti si complimentavano con i due atleti per l'ottimo spettacolo messo in scena, Cena si avvicinò puntando il dito minaccioso contro Rex dicendogli: cosa ti avevo detto? Ti avevo detto di cambiare la tua fotta mossa finale! E la cosa degenerò con Cena che arrivò a dirgli che lo avrebbe fatto licenziare. Mi sembra un po' esagerato, Johnny Boy. Numero 3. Alex Riley. Considerato da molti uno dei talenti più interessanti, Riley ha avuto una discreta carriera nel main roster, ce lo ricordiamo soprattutto come partner di The Miz, nella sua parentesi da Mr. Money in the Bank e da campione WWE, poi ha avuto un piccolo push, una spintarella che non è durata molto e ciao, tanti baci e saluti, rispedito al mittente. Ma perché questo mini push durò così poco? Perché non piaceva a John Cena. Riley, diversi anni dopo, ha infatti dichiarato che semplicemente i due si odiavano a pelle. Non so se anche da parte sua fosse ricambiato il sentimento, ma Cena non poteva vederlo. E il suo momento di gloria, nonché la sua carriera, terminò in breve tempo perché l'importanza del parere di uno come Cena nel backstage conta molto e probabilmente avrà detto qualcosa a Vince McMahon e soci, e quindi il suo parere è diventato praticamente legge. Baci e abbracci, Alex Riley, ci mancherai. Numero 2. Chris Masters. Il leggendario utilizzatore della Masterlock, una delle mie mosse di sottomissione preferite, ripresa tra l'altro da Bobby Lashley più recentemente, è anche l'host della Master Lock Challenge, la sfida a liberarsi dalla presa letale. Il primo che ci riuscì tra l'altro fu proprio Bobby Lashley nel 2006, che le cose siano collegate? Sarebbe interessante. Durante la sua carriera in WWE ha avuto anche match importanti contro Shawn Michaels e proprio lo stesso Cena, però c'è una storia molto simile a quella di Alex Riley. A quanto pare Cena non apprezzava il metodo di lavoro di Masters, i suoi allenamenti o come si comportava sul ring, e quindi il suo parere negativo riguardo un importante push o una carriera ad alti livelli fu determinante per sancire anche qui la fine della run in WWE di questo scultore o atleta. E anzi, il Masterpiece ha anche rivelato che una volta John Cena stava seppellendo proprio l'atleta in una conversazione, non so con chi, sinceramente, e Shawn Michaels prese le sue difese interrompendo il bostoniano perché ci stava andando veramente troppo pesante. E a quanto pare, senza una reale motivazione, non hanno mai avuto uno screzio o chissà che. Non lo so, magari per il fisico era troppo grosso e non gli piaceva, cioè era più grosso di lui. E numero 1, Brock Lesnar. Non parlo dell'ultimo stint di Brock Lesnar dal 2012 in poi, perché entrambi erano degli omoni maturi, quindi penso che l'astio sia ben lasciato alle spalle, ma parlo della prima run di Lesnar e di Cena in WWE, quindi erano entrambi giovani ed era il 2002. Non ci sono dichiarazioni ufficiali di The Beast o dell'ex leader della Chain Gang, ma molte fonti, molti colleghi e molti insider della compagnia raccontano di come Lesnar non fosse per nulla fan di John Cena all'inizio della sua carriera. Lo odiava e lo detestava a morte. Quindi questo va contro il titolo del mio video, ma vabbè, ma chi se ne frega, questo è il mio canale, faccio un po' quel che voglio. E come ha fatto John Cena più volte in futuro, come abbiamo visto con Alex Riley o Chris Masters, forse è Lesnar che inculcò questi comportamenti nella testa del 16 volte campione del mondo, perché spesso andava da Vince McMahon a parlare male di Cena, dicendogli che puntare su di lui fosse sbagliato e non sarebbe riuscito a diventare nessuno in questa compagnia. Brock, mi sa che ti sbagliavi, ma sono felice così. Anche per oggi è tutto, grazie mille per essere passati, noi ci sentiamo ad un prossimo video. Dal vostro Certified Why è tutto, ciao!